qui è Fabio Caressa che vi parla e vi invita a rimanere sintonizzati per seguire questa amichevole. Insieme a me, l'inseparabile Beppe Bergomi. La gara di oggi è tra Milan e Friburgo. Benvenuti da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ci prepariamo ad assistere a questo nuovo incontro casalingo del Milan. Buonasera a tutti. Il titolo potrebbe essere un obiettivo realistico per questa squadra nella prossima stagione. Sta cercando il sostituto per riempire il vuoto lasciato dal top player venduto di recente. Credi che possa essere questo giocatore, Beppe? È possibile, Fabio. Tutti gli occhi saranno puntati su di lui oggi. Se non dovesse convincere, l'allenatore potrebbe dover tornare sul mercato. Pronto, l'arbitro da inizio al match. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra avversaria. Grande la sua azione, ha spazio per tirare. Deviazione sfortunata dell'estremo difensore con la palla che finisce in rete. Pensiamoci questa rete da una prospettiva diversa. Il Milan conduce la gara. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Non fischia l'arbitro. Giusto, ha concesso il vantaggio. Emanuelsson. Odoamadì. Lo contrasta. Fernandez. Nocerino. Fatto blocco, sarà corner. Sortisce alcun effetto. Passaggio a buon fine. Ecco che tenta il tiro. Si oppone con il corpo. La palla è uscita a corner. Calcio d'angolo sprecato malamente. Emanuelsson si frappone fra palla e porta. L'arbitro ferma l'azione per una posizione di fuori gioco. Mi chiedo come sarà oggi la sua partita. Non si stanca mai, Fabio. È sempre pronto a ripiegare per aiutare i compagni in caso di necessità. Balotelli. Riesce a recuperare il pallone. Adesso può portarsi in avanti. Ecco l'intervento del direttore di gara. La palla è terminata sul fondo. Ci sarà una rimessa. Zapata.
Lorenzo Cacà. Balotelli. Balotelli! Un gran tiro. Portiere davvero, davvero molto bravo. Balotelli. Perde una palla dopo l'intervento di un difensore. Sicura del portiere che blocca la palla. Ecco il dato relativo al numero di conclusioni verso la porta. Ha intercettato questa palla con il minimo sforzo. Il controllo da dimenticare. Sarà rimessa con le mani per la squadra avversaria. E ormai in zona d'attacco. Grande intervento difensivo. Può allargare subito il pallone. Recupera la sfera. Ci sarà una rimessa del portiere e purtroppo non c'è nessuno. Fernandez. Emanuelson. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione. Cerca uno spazio Kakà. Balotelli. Vesciglio. Palla che finisce in corner. Questo calcio d'angolo regalando palla agli avversari. Parte il tiro e il tiro finisce al lato. Sì, si è trovato a calciare con il piede sbagliato Fabio. Sceglie bene il tempo. Emanuelson. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Per adesso 1-0. Sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla pausa. Cosa ti aspetti dal secondo tempo, Beppe? È una partita apertissima. Stanno proteggendo bene il gol di vantaggio, ma può succedere di tutto. Comincia il secondo tempo, Milan in vantaggio. E da solo! Tiro! Si può parare il tiro! Cosa si è mangiato, Fabio? Lottano per conquistare il pallone. Hanno provato a sfondare per vie centrali, ma sono stati fermati. Nocerino. Balotelli. E la palla schizza la traversa e si perde sul fondo. Ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice. Emanuelson. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Costa. Cerca spazio Robinho. Sicurissimo il portiere che fa la presa. Passa ancora al compagno. Il portiere fa la parata in presa. Hanno interrotto la trama avversaria e recuperato palla a centrocampo. Fries. Bravi gli avversari a fermarli. Guamadì. Ottima occasione, gran gol del Milan.
doppietta che pesa come un macigno, prestazione maiuscola. È stato lucido, freddo e ha visto l'angolino basso libero e l'ha infilato lì. Price. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, permettendo alla difesa di respirare. Obuamadì. Controlla Robinho. Promosso per il portiere. Ed il pallone entra e gol! Implacabile oggi. Sì, ogni palla che tocca è un gol. E la partita sembra essere a senso unico ormai. Chiude il triangolo col compagno. Cerca spazio Robinho. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Riesce a trovare lo spazio buono. Sistema il pallone e si prepara a battere il corner. L'allenatore prepara una sostituzione. Miracolo del portiere. A spazio, prova il tiro. Parata sicura del portiere. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. Odoamadì. Tiro completamente fuori misura. Ok, ci sarà un cambio. La vittoria è sempre più vicina, non bisogna però demordere, ecco perché è in arrivo una sostituzione. Perdono palla. Poli. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Tira e molla per il possesso palla. La formazione ospite sta per schierare in campo forze fresche. Robinho. Ecco che tenta il tiro. In rete, splendida rete. Un altro gol per celebrare quello che ormai è un trionfo. Sono stati semplicemente fantastici oggi, sorpassando gli avversari sotto ogni punto di vista. La partita sta per finire, ma a quanto pare non sono ancora sazi di gol. Intercettano palla a centrocampo, interrompendo la manovra dell'avversaria. Tanto il tiro! Grande parata, non era facile. Si prepara per il calcio d'angolo. Palla respinta da un difensore. Ha interrotto l'azione con un intervento direi tempestivo. E l'arbitro fischia la fine dell'incontro. 4-0 il risultato finale. È stata quasi una passeggiata per loro oggi. Sì, gli avversari non sono mai riusciti a metterli in difficoltà. Ed è veramente tutto, un saluto da Fabio Caressa.